Ciao amici, in questo video stiamo per scoprire insieme se questi nordcoreani riusciranno a lasciare il loro paese, nonostante gli ostacoli che avranno da superare, oppure no. Ma prima stai per scoprire alcuni fatti che ignori forse sulla Corea del Nord, quindi ecco i video che la Corea del Nord vorrebbe vedere scomparire da internet. Si inizia. Qualche anno fa Kim Dong-chul, un prigioniero nordcoreano naturalizzato americano, ha suscitato l'interesse dei media dopo essere stato arrestato e imprigionato in Corea del Nord. A quell'epoca sarebbe stato l'unico cittadino americano detenuto in questo paese. Ma per quale ragione si è ritrovato dietro alle sbarre, mi dirai? Beh, secondo la Corea del Nord, quest'uomo, che era presidente di una società di commercio e di servizi alberghieri, è stato arrestato nell'ottobre 2015 per spionaggio. Infatti avrebbe spiato per quasi 2 anni per conto di elementi conservatori sudcoreani, facendo foto di militari e di scene scandalose e facendo così la propaganda contro il governo nordcoreano. I responsabili del paese hanno tuttavia consentito a un giornalista del canale CNN di intervistare Kim Dong-chul in presenza di un interprete ufficiale che doveva assicurare la traduzione dell'intervista in coreano. In quell'occasione Kim Dong-chul, il quale si diceva di essere un residente di Fairfax in Virginia, aveva chiamato il governo americano o sudcoreano a salvarlo. Ci si chiede da quel momento quel che è successo a questo uomo. La fame è un problema che imperversa da molti anni in Corea del Nord ed esistono persino alcune prove in video. Nel 2010, per esempio, il video di una giovane senza tetto nordcoreana di 23 anni è intervistata da un giornalista nella provincia di Pyongan del Sud, è spuntata su internet e ha fatto reagire tutti quelli che l'hanno guardata. Uscita clandestinamente dal paese, il video mostrava questa ragazza in uno stato deplorevole e visibilmente affamata. Dichiarava di aver appena perso i suoi genitori e la casa nella quale viveva. Allora, cosa è successo per far sì che questa povera ragazza si sia ritrovata in questa sfortunata situazione? Come sussisteva ai suoi bisogni? Molte sono le domande che ci potremmo fare riguardo a questa ragazza e a molte altre persone che soffrono la fame in questo paese, ma alla Corea del Nord non piacerebbe che questo tipo di video sia svelato al grande pubblico, perché ciò mostrerebbe la desolazione che esiste, non soltanto nelle zone rurali, ma anche in alcuni quartieri della capitale Pyongyang, in cui senza tetto o coce rimangono nascosti il giorno e compaiono solo di notte. Tra le scene che svelano ciò che succede davvero in Corea del Nord, ce n'è una che è particolarmente scioccante. Infatti, in questo paese, dei bambini di appena pochi anni sono stati filmati mentre realizzano dei lavori forzati. I video, che sarebbero stati filmati in segreto, mostrano questi bambini accovacciati su linee ferroviarie, portando sulle loro fragili spalle dei sacchi di gres pesanti o spezzando delle rocce provenienti dalle scogliere sotto un sole cocente. Questi bambini sono la prova evidente che il lavoro minorile esiste ancora, purtroppo, in questo paese, che non è ancora membro dell'OIL, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Tra l'altro, se si crede ai media, alcuni di questi bambini che vengono da famiglie estremamente povere sarebbero tolti dalla scuola e lavorerebbero senza salario. Vedere dei bambini mentre effettuano questi tipi di lavori a un'età così giovane suscita davvero una grande pena, ma spinge anche a farsi delle domande. Come possono questi bambini, che non hanno più di 8 anni e che sono privati di un'infanzia felice, essersi ritrovati in questa situazione? Perché vengono costretti ad effettuare questi lavori forzati? E poi, e soprattutto, che impatto avrà ciò sulla loro salute fisica e mentale? Speriamo che ciò cambi il prima possibile. Sappiamo tutti che la Corea del Nord moltiplica le azioni per dimostrare al mondo intero la sua potenza militare. A tal proposito, sai come i militari nordcoreani si allenano? Sarai sorpreso nello scoprire ciò in un video che è stato pubblicato dall'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana. In realtà, questi soldati si allenano a sparare su degli americani e dei sudcoreani, i loro nemici. Tuttavia, non preoccuparti, perché non si tratta di persone reali, quindi possiamo vedere queste truppe mentre sparano su bersagli simulati, come ad esempio dei disegni rappresentanti dei soldati. Ecco che ciò è molto divertente. Questi allenamenti sarebbero iniziati in seguito ad esercitazioni militari che sono state condotte congiuntamente tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud al confine con la Corea del Nord. Una bella provocazione per il paese di Kim Jong-un, che avrebbe spinto allora i soldati nordcoreani a moltiplicare gli allenamenti di tiri su bersagli simulati. North Korea.
Korean soldiers firing on a paper target with the words USA on the helmet. The live fire drills that aired on state TV. Nonostante le tensioni che esistono tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, bisogna dire che i due popoli non sono affetti da questa animosità. Anzi, sembra che le loro relazioni siano caratterizzate da bontà e generosità, specialmente dal lato del Sud, in cui degli attivisti, molti dei quali dei disertori nordcoreani, non esitano ad aiutare i loro vicini del Nord fornendo loro cibo, medicine, così come chiavette USB contenenti intrattenimento come musica o film, in modo da aiutarli a migliorare un po' il loro quotidiano. Ovviamente ti chiederai come i sudcoreani fanno per trasportare questo aiuto verso la Corea del Nord. Beh, guarda bene questo video e capirai. Come puoi vedere, l'aiuto sudcoreano è in realtà trasportato verso il Nord grazie a bottiglie di plastica. Per questo, questi attivisti si recano due volte al mese sull'isola di Ganghwa, vicino al confine tra le due Coree, e le bottiglie vengono allora lanciate in mare per essere trasportate dalla marea. Eh sì, ad eccezione di queste bottiglie di plastica galleggianti, non ci sarebbero altri mezzi per mandare aiuti agli abitanti della Corea del Nord. 10 bottles being unloaded from a truck are half filled with white rice. A total of 850 bottles, each carrying one. Ti sei chiesto a cosa somigliassero gli aeroporti in Corea del Nord? Forse ti immagini che siano pieni e pieni di attività? Beh, lasciami dirti che ti sbagli. Può sembrarti strano, ma se per caso hai l'occasione di andare un giorno in Corea del Nord, rischi di ritrovarti da solo all'aeroporto. Questo youtuber invece ha già vissuto questa esperienza e non ha mancato di condividere con gli internauti alcune immagini dell'aeroporto di Pyongyang, completamente vuoto al suo arrivo. Nessun altro viaggiatore, nessuna lunga fila davanti agli sportelli di registrazione, nulla di ciò che siamo abituati a vedere negli altri aeroporti. E poi, come ha tenuto a mostrare questo youtuber, soltanto due voli erano programmati per la giornata. La ragione dietro a questa grande mancanza di flusso di viaggiatori negli aeroporti nordcoreani sarebbe il fatto che siano prevalentemente riservati ai funzionari del governo, così come ai diplomatici stranieri. Per quanto riguarda la popolazione generale, beh, dovrebbe senza dubbio avere l'autorizzazione del governo, così come una buona ragione per poter lasciare la Corea del Nord, e non è dato per scontato. In Corea del Nord è normale vedere delle donne esercitare come agenti della circolazione, anche se non è frequente vedere una circolazione densa in questo paese, ma questo è un altro problema. Credi che ciò impedisca comunque a queste donne di fare il loro lavoro? Niente affatto. E poi non esiteranno a mostrarlo, soprattutto se sorprendono una telecamera nelle vicinanze. Eccone la prova in video. Rendendosi conto che fosse filmata, questa agente della circolazione ha iniziato ad utilizzare il suo fischietto e a fare cenni a delle auto forse invisibili. Per noi. Aveva paura di farsi prendere dai suoi superiori al punto di simulare che stesse gestendo la circolazione? È possibile. In ogni caso, anche se forse non c'era nessun'auto, questa poliziotta ha preferito prestarsi al gioco della simulazione piuttosto che starsene con le mani in mano. I video che mostrano le esercitazioni militari in Corea del Nord non mancano su internet, e alcuni sono persino molto sorprendenti, come questo video che mostra questi militari mentre si allenano in una perfetta armonia sotto lo sguardo meravigliato del leader Kim Jong-un. Tra l'altro bisogna anche dire che questi soldati non hanno nulla da invidiare ai militari degli altri paesi in materia di arti marziali, perché i nordcoreani sono in grado di realizzare degli esercizi scioccanti per tutti quelli che visualizzano questi video, come il fatto di rompere dei mattoni a mani nude o con l'aiuto della testa, con una facilità molto strana che ci spinge a chiederci come questi soldati riescono a sviluppare una tale resistenza, molto probabilmente a forza di molto allenamento. Quando si tratta di programmi televisivi, i nordcoreani non hanno molta scelta. In altre parole, si decide di ciò che guarderanno gli abitanti di questo paese in televisione. C'è anche il fatto che i canali televisivi nordcoreani non funzionano tutto il giorno per delle ragioni economiche o a causa della mancanza di elettricità. Tra l'altro, ancora qualche anno fa, per esempio, la KCTV, o la televisione centrale coreana, il quale è considerata come il canale televisivo più attivo in Corea del Nord, trasmetteva i suoi programmi solo per 7 ore durante i giorni della settimana. Ma
torniamo ai programmi. Se accendi la televisione in Corea del Nord, vedrai prevalentemente le immagini del leader attuale e di suo padre sfilare continuamente sullo schermo, ascolterai delle canzoni di propaganda e guarderai anche dei servizi sulle visite che Kim Jong-un effettua in alcune fabbriche del paese, tra le altre cose. Ma da un altro lato potrai anche imbatterti su dei programmi che criticano o che danno un'immagine negativa di altri paesi, specialmente gli Stati Uniti. E appunto, esiste un video nel quale possiamo sentire la voce di una presentatrice nordcoreana descrivere in un tono drammatico, supportata da immagini, lo stato deplorevole nel quale vivono i senza tetto negli Stati Uniti e come lottano contro il freddo e tentano di superare le loro condizioni difficili. Da credere che gli Stati Uniti, così come gli altri paesi, sono dei luoghi in cui non è affatto bello vivere, se si crede alla Corea del Nord. Beh, ovviamente tutta questa propaganda ha come obiettivo quello di forgiare la mente del telespettatore nordcoreano attraverso la televisione. Qual è la distanza massima che puoi percorrere a piedi? Mi risponderai che puoi camminare da qualche centinaio di metri a qualche decina di chilometri, ma non di più. Quindi considerati felice di non vivere in Corea del Nord, perché in questo paese esiste un evento annuale che esiste dal 1975 e che consiste nel far camminare dei bambini su una distanza di, tieniti forte, 400 chilometri. Cadi dalle nuvole? Non sei l'unico. Ma sembra che questo evento non sorprenda nessuno in Corea del Nord. È persino diventato una tradizione che si svolge per onorare Kim Il-sung, il padre fondatore della nazione. Secondo la leggenda, quest'ultimo avrebbe lui stesso percorso questa distanza a 11 anni, facendo il viaggio dalla sua scuola al nord-est della Cina fino al suo villaggio nel 1923. Al giorno d'oggi tocca a questi bambini, di cui alcuni hanno soltanto una decina d'anni, percorrere questa distanza e percorrere questa stessa strada su una durata di 2 settimane, cosa che rappresenta molti chilometri al giorno comunque. Ora dici nei commenti, conoscevi bene la Corea del Nord prima di guardare il video di oggi? Tra questi fatti che hai appena scoperto, quale ti ha colpito di più? Avresti altre cose da raccontarci riguardo la Corea del Nord? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!